Grazie Presidente. Presidente, Governo, colleghi, quando si discute di un tema fondamentale quale la legge di bilancio di uno Stato, l'approccio dovrebbe essere più serio e meno approssimativo. Ci troviamo di fronte ad una legge di bilancio cambiata ripetutamente più volte, senza che si sia in grado di capire qual è la direzione che questo Governo vuole seguire. Come forze di opposizione non abbiamo la presunzione di condividere in alcun modo le linee di indirizzo di questo esecutivo, anzi, ma capire almeno quali siano sarebbe rispettoso per tutti coloro che siedono in questi banchi e che hanno dimostrato la più ampia collaborazione in sede di esame del provvedimento in commissione. Una legge di bilancio che, come dicevo, non riesce ad individuare le linee di sviluppo né per le partite IVA, che sono il vero motore di questo Paese, né per le grandi industrie, anzi, non ha un'idea di sviluppo del nostro Stato, salvo pensare, ad esempio, che i problemi dell'agricoltura italiana si risolvano vendendo arance alla Cina, mentre nel frattempo l'Europa etichetta i nostri prodotti come nocivi alla salute e nessuna posizione viene assunta dal nostro esecutivo. Abbiamo start-up, aziende tecnologiche di alto livello, siamo leader mondiali in diversi ambiti tecnologici, ma non riusciamo a valorizzare nulla, perché invece di avere una visione da macrosistemi, vi limitate a ragionare come chi guarda il lampione fuori casa se funziona oppure no e nulla più. Si continua a dire che in Italia la burocrazia sta affossando l'economia, incentivando la corruzione, ma non si fa nulla per attuare una semplificazione. Si continuano ad aumentare gli adempimenti, soprattutto a carico dei cittadini e degli enti locali, mentre non si riducono in alcun modo gli sprechi, gli sperperi e le inefficienze della pubblica amministrazione, in particolare dei ministeri, per i quali la spending review non esiste. I comuni sono in difficoltà. Ci sono realtà dove gli amministratori locali si sostituiscono ai dipendenti per poter erogare i servizi ai cittadini e questa maggioranza, invece di sbloccare le assunzioni per gli enti locali virtuosi e sotto organico, autorizza le assunzioni di posizioni dirigenziali nei vari ministeri, dove sistematicamente, statisticamente, nel corso degli anni si è tagliato molto meno rispetto ai comuni. Un vero e proprio insulto nei confronti dei sindaci che tutti i giorni si scontrano con la realtà ben diversa da quella che ha raccontato in questo consesso. Una legge di bilancio dove i cittadini sono messi in secondo piano, così come in secondo piano è stata messa la loro salute. Dati recenti dimostrano come la qualità della vita di una persona dipenda, oltre che dal lavoro, per il quale abbiamo visto come manchi una visione strategica, dalla salute di ciascuno di noi. E questa finanziaria non pone sicuramente la salute al centro dell'azione di governo. Le risorse previste per il Fondo Sanitario Nazionale sono quelle programmate dalla legge di bilancio dello scorso anno e poco più. Non c'è stata la volontà di aggiornare i LEA trovando le risorse necessarie, non c'è stata la volontà di aumentare i fondi per la ricerca, non c'è stata la volontà di affrontare in modo serio il problema degli specializzandi, non c'è stata la disponibilità a risolvere il problema dei malati di sclerosi multipla. Con riferimento a questa malattia risulta evidente la disparità di trattamento rispetto ad altre patologie per le quali sono stati creati fondi ad hoc, ma l'emendamento che proponeva di poter dedurre le spese per il personale dedicato ha avuto il voto contrario di questa maggioranza, più impegnata a tartassare le famiglie e a trovare le risorse da destinare ai festeggiamenti per la fondazione del Partito Comunista per i suoi 100 anni che a farsi carico di questi problemi. Non ci si può lavare la coscienza dicendo che tutto è incluso nel fondo per la non autosufficienza, perché non è così e non si può insultare l'intelligenza nostra e dei malati banalizzando le risposte. È vero, i conti devono quadrare, ma si possono tagliare poste che si disperdono in mille rivoli, che per questo governo evidentemente sono più importanti della salute dei cittadini. È sempre e solo una questione di scelte.
Dare risposte su un tema quale quello della salute significa dare dignità a chi soffre, dare una speranza, dare una possibilità di credere in un futuro ai malati e alle loro famiglie. Investire in ricerca, in prevenzione, in medicinali innovativi e orfani, in risorse umane con la giusta valorizzazione dei professionisti che operano nel sistema sanitario nazionale, riorganizzare le modalità di formazione e specializzazione vuol dire tentare di salvare un sistema universalistico invidiato da tanti stati, ma è necessario che le istituzioni abbiano coraggio, siano interlocutori seri e responsabili, abbiano visione e soprattutto abbiano a cuore la salute dei cittadini italiani. Ma non vi è in questa legge di bilancio nessuna visione di sistema, nessun pensiero dal quale traspaia che investire in sanità vuol dire dare risposte a chi soffre, migliorarne la qualità della vita e contemporaneamente ridurre la spesa. Così come non vi è in questa legge di bilancio nessuna attenzione per la famiglia, per le mamme lavoratrici, che dovrebbe essere messa la mamma nella condizione di scegliere tra famiglia e lavoro, non dovrebbe essere messa, scusate, nella condizione di scegliere tra famiglia e lavoro e tra lavoro e figli. Non di rado accade che le donne che già scontano a parità di mansioni delle retribuzioni più basse fino al 30%, alla seconda maternità vengano lasciate a casa o invitate a rimanere a casa perché non viene loro concesso il part-time. Di fatto, quindi, una non scelta. Si doveva intervenire sul costo del lavoro, offrire alle aziende la convenienza di tenere nel mondo lavorativo persone formate che al contempo possano sentirsi valorizzate e contribuire alle entrate familiari e non banalizzare la questione con un semplice bonus, ossia il bonus bebè, tra l'altro erogato a tutti invece che assegnato a quelle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. Famiglie sempre più in difficoltà per il peso della tassazione che i governi di sinistra e l'attuale vogliono con il cappello in mano, di anno in anno, di finanziaria in finanziaria, sospese in attesa di sapere se questa o quella detrazione verrà confermata, ridotta, alzata. Le famiglie italiane meritano un patto sociale diverso, una tassazione più bassa, dove chi evade venga sanzionato, ma hanno il diritto di vivere e non di sopravvivere. Sono questi alcuni dei temi per i quali non si può che esprimere un giudizio assolutamente negativo su questa finanziaria. Grazie. Grazie, senatrice, prego.